Per impostazione predefinita, Ubuntu e tutte le sue derivate vengono fornite con Firefox preinstallato. Ma cosa possiamo fare se Firefox non ci piace e preferiamo Google Chrome? Ciao, sono Zana di Turbolab.it e in questo video vedremo esattamente come installare Chrome su Ubuntu oppure su Mint o una delle altre sue derivate. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Il primissimo modo di installare Chrome su Ubuntu prevede di utilizzare la linea di comando ed è anche il mio metodo preferito. Quindi clicchiamo qui su i puntini, cerchiamo terminale per individuare rapidamente l'applicazione e lanciamo appunto l'applicazione terminale. Eccola qua. A questo punto torniamo sul nostro Firefox e apriamo questo indirizzo turbolab.it/3267. Troveremo l'articolo che ho pubblicato su turbolab.it, scendiamo ancora un po' fino ad individuare questo lungo comando. Eccolo qua. Selezioniamolo, copiamo tutto quanto, quindi torniamo nel nostro terminale e incolliamo quello che abbiamo appena copiato. Ci viene chiesto così di inserire la password, eccola qua, battiamo invio e così parte effettivamente la procedura di download ed installazione di Chrome. Ok, non appena torniamo al prompt di comando significa che l'installazione è terminata. Diamo una rapidissima occhiata però al comando per capire che cosa ha fatto nel dettaglio. Quindi abbiamo scaricato nel file locale che si chiama chrome.deb il file che proviene da questo indirizzo, che è appunto il file ufficiale che ci viene fornito da Google. Dopodiché abbiamo utilizzato sudo apt update per aggiornare i repository locali, quindi non abbiamo aggiornato niente, abbiamo solo aggiornato le fonti di software locale e questo evita il presentarsi di un problema di dipendenze. Dopodiché abbiamo installato sudo apt install chrome.deb, quindi il file che abbiamo appena scaricato, e alla fine abbiamo appunto eliminato il file temporaneo chrome.deb che avevamo scaricato all'inizio perché Chrome è già stato installato e non ci serve più. Come probabilmente notiamo, qui sotto ci è stato restituito anche un errore all'ultima riga, però da quello che ho capito nella mia esperienza questo non mi ha mai causato problemi. Eccoli qua, arrivato a questo punto siamo già pronti, quindi clicchiamo di nuovo qui sotto sui puntini, possiamo cercare Chrome ed eccolo qua il nostro Google Chrome. Quindi possiamo lanciare il nostro Google Chrome e cominciare a navigare come al solito. Ci viene chiesto se desideriamo impostare Chrome come browser predefinito, quindi quello che si apre quando seguiamo un collegamento dal sistema operativo, e se vogliamo inviare le informazioni di telemetria. Io dico di sì a tutti e due ed eccolo qua il nostro Chrome. A questo punto abbiamo diverse possibilità. Se ad esempio abbiamo già un account Google Chrome, magari che utilizziamo sul nostro PC Windows, possiamo cliccare qua se è già un utente per eseguire login con il nostro account Google. Questo è importantissimo se già abbiamo appunto Chrome sul nostro PC Windows, perché ci permetterà di sincronizzare le impostazioni, i preferiti, le password e tutto il resto fra i nostri PC, e questa secondo me è veramente una gran figata. Se però non vogliamo fare login, possiamo navigare come al solito, ad esempio su turbolab.it, e chiaramente fondamentalmente siamo davanti allo stesso Google Chrome che già conosciamo dall'ambiente Windows, quindi abbiamo a disposizione tutte le stesse funzioni e quindi tutte le stesse cose che siamo abituati ad utilizzare anche in ambiente Windows. Bene, tramite questa procedura abbiamo installato Chrome dal canale stabile, però se siamo degli smanettoni, dei power user oppure degli sviluppatori web, probabilmente vorremmo installare anche Chrome Beta, quindi la versione che arriva con le funzionalità preliminari, quindi quelle che arriveranno successivamente su Google Chrome stabile. Per farlo non dobbiamo fare altro che scorrere ancora un po' qui sotto e troveremo questi altri due comandi. Quindi questo primo comando permette appunto di installare Chrome dal canale beta, mentre invece ancora più sotto abbiamo la possibilità di installare Chrome dal canale dev, che è quello ancora più instabile e che generalmente non è consigliabile se non appunto per i professionisti e i programmatori web che hanno bisogno di testare in anteprima i propri siti con la prossima generazione di Google Chrome. Gli
rimanetone più attenti, chiaramente sapranno benissimo che per Windows esiste anche Chrome dal canale Canary, che è quello ancora più preliminare, quello delle nightly compilate automaticamente ogni notte con il nuovo codice. Ebbene, Chrome Canary per Linux e in particolare per Ubuntu non è disponibile, non viene rilasciato. Quindi la versione che scende dal canale dev è sempre quella più aggiornata. Chiaramente nulla ci vieta, se così desideriamo, di installare tutte e tre queste versioni una di fianco all'altra, seguendo esattamente la stessa procedura che abbiamo visto poco fa. Infatti, fortunatamente, le versioni di Chrome possono convivere una di fianco all'altra e quindi possiamo appunto installarle tutte quante, magari perché vogliamo utilizzare Chrome stabile per la navigazione su web quotidiana, però abbiamo bisogno di utilizzare magari la versione beta perché vogliamo dare un'occhiata alle nuove funzionalità, e infine magari se siete degli sviluppatori web come me avete bisogno di testare i vostri siti anche con la versione dev per essere sicuri che funzionino correttamente anche con le versioni successive. Una volta terminata l'installazione, eccola qua, possiamo di nuovo cliccare sui puntini e a questo punto, scrivendo appunto Chrome, abbiamo la possibilità di avviare Google Chrome in versione stabile, che è quella che abbiamo installato prima, oppure avviare la nostra nuova Chrome Dev, quella che abbiamo installato in questo momento. Chiaramente, come dicevo poco fa, nessun problema a mantenerle installate tutte e due, ma nessun problema nemmeno, se così desideriamo, ad eseguirle una di fianco all'altra contemporaneamente. Quindi qua, come vediamo, una iconcina riporta la dicitura dev qua sotto in basso, e mentre l'altra invece non ha scritto niente ed è la versione chiaramente del canale stabile. Ok, fino ad ora vi ho fatto vedere come installare Google Chrome da terminale, chiaramente è la mia modalità preferita come dicevo prima, però se per qualsiasi motivo non ci piace installare da terminale possiamo sicuramente anche utilizzare l'interfaccia grafica se così desideriamo. Eccolo qua, quindi qua sotto tramite appunto il nostro Firefox basta visitare uno di questi collegamenti, quindi stabile, beta oppure dev. Tramite il nostro browser scende appunto un pacchetto .dev che possiamo aprire, e una volta che l'abbiamo salvato e aperto parte appunto la procedura di installazione standard dei pacchetti di Ubuntu, di Mint o della vostra derivata, e a questo punto viene svolta l'installazione in maniera grafica. Io francamente lo trovo un pochino più lungo, più laborioso che non utilizzare chiaramente il terminale come abbiamo fatto in questo momento. Se però, se così preferite, non dimenticate di questa opzione. Bene, da zanditurbola.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di farmelo sapere lasciandomi un mi piace qua sotto, per me è estremamente importante, quindi grazie, grazie davvero se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, Linux come oggi, oppure Windows, Android, Bitcoin e tutto quello che orbita attorno al mondo tech, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Ciao, al prossimo video!